Nato come risposta alla situazione di grave incertezza economica dettata dalla pandemia, il Piano Lombardia, misura figlia della legge regionale 9 del 2020, è stata presentata nella mattinata di oggi nell'incontro tenuto presso il Palazzo della provincia di Sondrio. Un piano di investimenti di 4 miliardi di euro ripartiti sull'intero territorio regionale attraverso aree tematiche, come da programma, da interventi stradali e di manutenzione, fino ad interventi di difesa del suolo ed efficientamento energetico, e poi trasporto pubblico, opere ferroviarie, fino alla difesa del suolo e al sostegno del settore agricolo. Un incontro, quello odierno, definito dallo stesso governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, certamente costruttivo. Molto bene, molto costruttivo, molte idee, molte proposte, anche apprezzamenti, sono molto contento. L'obiettivo principale del Piano Lombardia, oltre a fare le opere che comunque sono state decise da comuni e province, quindi dando libertà di scelta, perché chi meglio dei sindaci e del presidente della provincia conosce le priorità sul proprio territorio. Ma dall'altra parte questo piano è stato fatto anche per cercare di rilanciare un comparto, in questo caso quello dell'edilizia, che è molto sofferto, come tanti altri, in relazione alla pandemia. Quindi, diciamo, obiettivo, mi sento di dire, assolutamente raggiunto. Pensiamo che in Lombardia, solo nella prima fase del piano, che sono i 400 milioni dati agli enti locali, sono stati fatti quasi 3.000 cantieri. Uno sforzo a più riprese definito straordinario in un momento di straordinaria gravità. Un incontro importantissimo per fare il punto di questo piano Lombardia, che è sicuramente strategico per poter pianificare, per poter organizzare gli anni a venire. Partiamo sicuramente da quello che è la pandemia, che ancora oggi abbiamo visto che non siamo sicuramente lontani dal dover attuare ancora delle misure restrittive, ma soprattutto per quello che è stato poi il post pandemia, quindi problemi legati all'economia e al socio sanitario. Abbiamo visto come la Regione Lombardia ha messo in atto, ha stanziato notevoli e ingenti somme, questo proprio per evitare che quel comparto, che in qualche modo avrebbe sicuramente posto una crisi, l'ennesima crisi, ecco, abbiamo evitato proprio questo. L'imperativo è ora quello di lavorare in sinergia alla luce di questo importante piano di investimenti, mettendo in pratica una politica di lungimiranza capace di attuare nuovi progetti che possano offrire uno sbocco risolutivo dinanzi a problematiche che il territorio trascina con sé da decenni.